Noi siamo sempre qui in diretta su TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com. È un grandissimo piacere e un onore dare il buon pomeriggio a Fabrizio Micoli e dal nostro Alessio Alaimo. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Ciao Alessio. Ciao, ciao, buongiorno a voi, ringrazio Fabrizio per aver accettato l'invito. Grazie, grazie a voi. Grazie anche da parte nostra, ovviamente. Vuoi cominciare tu, Alessio? Beh, io partirei dal nuovo Fabrizio Micoli, quello che studia da direttore sportivo, intanto insomma si dedica alla sua scuola calcio. Cosa fai, insomma, dopo aver appeso le scarpette al chiodo? Adesso mi sto dedicando un po' alla mia famiglia, nel senso che sto viaggiando un po' con i bambini, con mia moglie, mi sto godendo un po' questo momento, anche se diciamo vado anche in giro con Caliandro, Nappi, sto provando un po' questa cosa con loro, dai, diciamo che mi piace andare a vedere le partite, mi piace andare a vedere i calciatori, ho una scuola calcio tutta mia che quest'anno stiamo facendo bene, abbiamo vinto sia i campionati regionali con i giovanissimi e abbiamo un accordo con la Roma e con Bruno Conti personalmente, quindi dall'anno prossimo faremo un'academy proprio della Roma nel mio paese, in provincia di Lecce, quindi diciamo che mi sto dedicando un po' ai miei bambini, però più avanti mi piacerebbe fare il corso del direttore sportivo. Mi sto muovendo un po' così, dai. A proposito di attaccanti, a proposito di giovani attaccanti, Fabrizio, ci sono degli attaccanti che ricordano un po' quello che sapevi fare tu, un attaccante eclettico capace di far gol e di far fare gol anche agli altri che rivedi in Serie A in questo momento? Beh, io penso che un po' dalle caratteristiche un po' che ha, penso che Insigne diciamo mi assomigli un po', parte un po' da sinistra, si accentra, fa diversi assist. Tu segnavi di più però. Forse magari io rispetto a lui facevo più gol, però lui ha più di me il fatto che nella fase difensiva dà una mano alla squadra, ha molta più gamba, torna anche a difendere e a volte anche in fase difensiva, quindi diciamo che ecco, lui ha questo un po' più di me, io magari facevo più gol, però il ragazzo è ancora molto giovane, secondo me può solo migliorare, poi stando con Sarri che per me è un grandissimo allenatore sicuramente avrà modo di migliorare, però ecco, se devo guardare un po' tutti come caratteristiche forse è lui quello che mi assomiglia di più. Vai Alessio. Senti Fabrizio, hai fatto pace con Corvino poi dopo la tua dichiarazione dell'altra volta, dicevi mi piacerebbe comunque ristabilire un rapporto di pace con Corvino. Sì, so che ti ha chiamato. Sì, ci siamo incontrati e diciamo tramite un nostro amico in comune che abbiamo insieme che si chiama Fulvio, Fulvio Rizzo ci ha fatto incontrare e diciamo che è stato un momento abbastanza bello, dai, sia da parte mia che sua. Abbiamo fatto sicuramente due strade diverse, però è stato bello incontrare, chiarirci e sicuramente per me è stata una cosa positiva, ecco, perché tanto poi alla fine avevo proprio bisogno di parlare con lui per quello che era successo e adesso ci sentiamo anche, quindi sono contento di questa cosa, era quello che volevo e penso che lo voleva anche lui. Beh, spieghiamo anche com'è andata. Metà marzo Fabrizio rilasciò un'intervista a Tutto Mercato Web dove disse: mi farebbe piacere ritrovare Corvino, fare pace con lui. Corvino ha chiesto il numero di telefono perché l'aveva perso, insomma, poi si sono ritrovati quando Corvino è andato a Lecce. Fabrizio, stai seguendo un po' la Serie A, insomma. A parte Juve-Napoli, c'è una tua ex squadra che fa un po' di fatica, il Palermo ha cambiato ancora allenatore per l'ennesima volta. Beh, è una situazione un po' particolare quella del Palermo. Io, come mi sono ripromesso, del Palermo non voglio parlare. Mi dispiace, però è una cosa che mi sono ripromessa da quando sono andato via. E comunque parlerò poi a tempo debito sicuramente. L'unica cosa che spero è per quella città, per quella piazza, per quei tifosi che
sono straordinari sui saldi, perché Palermo merita la Serie A. Non vorrei neanche pensare a un Palermo in Serie B, sicuramente. Anche i tifosi. Io glielo auguro. Anche i tifosi hanno un ottimo ricordo di te, Fabrizio, visto che sei stato inserito. Com'è? Anche i tifosi hanno un ottimo ricordo di te, tifosi del Palermo, dicevo, perché sei stato inserito tra i 22 giocatori dell'era Zamparini più amati da titolare là davanti, insieme ad Amauri e Pastore. Non è male, eh? Io di tutto quello che poi si dice, sono stato amato non perché penso che regalavo i cannoli o le cassate alle persone in giro per Palermo, o perché facevo, no, tra virgolette, le cavo il culo alle persone, perché non l'ho mai fatto, sinceramente. Io sono più amato perché magari sono la leggenda di quella squadra, che alla fine l'ho dimostrato in campo. Io ho fatto tutti i record, ho battuto con quella maglia. Non lo so, forse qualcuno si è dimenticato, con quella maglia ho tirato un rigore che valeva la Champions col crociato rotto. Non sono mai andato via da nessuna parte per quella maglia, eppure lo potevo fare. Quindi io ho fatto i fatti con quella maglia, non ho fatto le chiacchiere. Però poi, ripeto, è andata come è andata, ma non mi fate parlare del Palermo, perché poi non mi va, sinceramente. Io spero che si salvino prima possibile, perché ripeto, Palermo merita la Serie A, e gli auguro al mister, perché ho un bel rapporto con Ballardini, gli auguro di fare questo miracolo, perché se lo merita, è una bravissima persona ed è anche un grande allenatore, secondo me. Scusami se ti ho interrotto prima, Alessio, vai. No, beh, non vuole parlare di Palermo, però diciamo che merita sicuramente una considerazione la polemica, quantomeno insomma, la contestazione dei tifosi dell'altra volta, qualcosa di mai visto probabilmente a Palermo negli ultimi 10 anni, insomma, seggiolini bruciati, contestazione fuori lo stadio, qualcosa di insomma strano per la tifoseria del Palermo, no, Fabrizio? Sì, ma la gente di Palermo sa chi ero io, e quindi se mi vogliono bene è perché io quella città l'ho vissuta a 360 gradi tutta, e quindi lo stesso bene che loro vogliono a me, io voglio a loro. Ripeto, o si vuole o non si vuole, purtroppo o per fortuna, io ho fatto la storia di quella squadra, ho battuto tutti i record che c'erano da battere. Poi se smetto di giocare, non vengo neanche da tutte le altre società in cui ho giocato, sono stato ricordato, o perlomeno mi hanno, comunque anche il Benfica mi ha ringraziato di tutto, e da parte della società del Palermo non ho visto neanche una riga, però ci sta, non fa niente, sinceramente non fa niente. Io Palermo lo porto sempre nel cuore, al di là di tutto, perché ripeto, io ho dato tutto me stesso e l'ho dimostrato sul campo. A proposito delle altre squadre in cui hai militato, la Juventus sta facendo un campionato fantastico, Fabrizio. Una tua opinione su questa Juventus, sulla Juventus 2.0, su quella di Massimiliano Allegri? Dai, la Juve è forte. La Juve è forte. Sono andato a vederla anche a Milano, a vedere Milan-Juve, e hanno una mentalità vincente. Allegri è stato bravo a continuare poi il lavoro che ha fatto Conte. È una squadra che rispetto alle altre ha un passo in più e lo sta facendo vedere, e quindi se dovesse vincere lo scudetto, come penso quest'anno, è meritato anche quest'anno, anche se devo dire mi dispiace per il Napoli, perché fino a un certo punto ci ho creduto che potesse ecco, dargli fastidio fino alla fine. Mi sarebbe piaciuto un Napoli campione d'Italia, perché io penso che anche la piazza di Napoli e tutti quanti se lo meritano per il lavoro che hanno fatto, e poi anche per rompere un po' la monotonia di tutti questi anni della Juve, ecco. Però ripeto, se dovesse vincere la Juve se lo merita sicuramente. Te che hai vissuto lo spogliatoio bianconero, è la mentalità quella che fa la differenza proprio dalle parti di Torino? Ma sì. La mentalità, poi comunque
indossare quella maglia ti porta a fare di più di quello che sei. E, ripeto, lo stanno dimostrando ormai da tanti anni, e io ho avuto la fortuna di tutto, poi di quel che si dica, ho avuto la fortuna di giocare in quella squadra e di conoscere tantissimi campioni che io non dimenticherò mai, perché Buffon, Montero, Nedved, Thuram, Trezeguet, sono comunque leggende del calcio che, seppur poco, però mi hanno fatto comunque crescere come persona, ecco. Quindi è uno spogliatoio molto molto unito, e poi ripeto, poi hanno qualcosa in più rispetto alle altre squadre. Fabrizio, dicevi del Napoli che ci ha fatto sognare un po' tutto il popolo italiano ad un certo punto, anche la Fiorentina, che è stata una tappa importante della tua carriera. Momento particolare anche per la Viola dopo l'ottimo inizio di campionato. Adesso c'è qualche brusio attorno a Sosa. Cosa ne pensi? Sì, la Fiorentina ha iniziato bene. Forse all'inizio era la squadra che giocava al miglior calcio. Poi adesso stanno attraversando un momento difficile e delicato. Però io penso che se ne possono uscire da questa situazione, perché giocano bene, comunque quando giocano bene, hanno un calcio bello da vedere. E forse la Fiorentina sta mancando un po' i gol, e stanno mancando i gol di Kalinic sicuramente, di Babacar magari, ecco, ultimamente negli attaccanti, se vogliamo, stanno mancando qualcosina. Però ecco, la Fiorentina è sicuramente una grande piazza, io anche a Firenze sono stato benissimo, ed è una piazza importante. Io penso che Firenze sia l'unica città in Italia dove tutti tifano solo Fiorentina, non c'è nessuno di un'altra squadra, e questo penso sia fantastico, ed è una città bella da fare calcio. Spero possano anche loro tornare ai livelli di prima, per il calcio italiano più che altro, perché vedere giocare un bel calcio come hanno fatto loro è bello un po' per tutti, no? Alessio? Sì, c'è una curiosità per Fabrizio, perché abbiamo detto prima, studiare da direttore sportivo, tu di direttori sportivi bravi in carriera ne hai avuti tanti, insomma, penso a Pantaleo Corvino, penso a Giorgio Berinetti, penso insomma a Stefano Capozzucca. Chi è il tuo modello, insomma, il direttore sportivo che ti ha trasmesso di più in questi anni? Guarda, io come hai detto adesso ne ho avuti tantissimi, anche molto bravi, i nomi che hai fatto, ho avuto Foschi, ho avuto Osti, ne ho avuti tantissimi sinceramente, però penso che adesso oltre sicuramente a Corvino e a Foschi, penso che Sabatini sia il più bravo di tutti in assoluto. Grazie mille ovviamente al nostro Alessia Laimo e soprattutto a Fabrizio Miccoli. Grazie ancora, grazie. Il Tevez italiano, mi permetto. Grazie a voi. Grazie Alessio. Grazie a voi.